parti con una nuova campagna pubblicitaria per la tua attività. Grazie ai nostri banner e video possiamo permetterti di raggiungere in pochi giorni decine di migliaia di nuovi clienti. E per venire incontro ad ogni tua esigenza abbiamo deciso che il prezzo lo decidi tu. Chiama sin da ora questo numero o scrivi a spot@occhiopavese.it. E riparti con noi, riparti con Occhio Pavese. Abbassare i tempi d'attesa al pronto soccorso è questo obiettivo ad aver unito ancora una volta il Partito Democratico, rappresentato dal consigliere regionale Giuseppe Villani con la lista civica vogherese L'Italia del Rispetto. Dottor Grandi, buongiorno, il problema è noto e molto sentito dai cittadini, ma vogliamo spiegare nel concreto che cosa sta succedendo. Sono qui come responsabile politico del Movimento Civico L'Italia del Rispetto e come medico di medicina generale e medico di guardia medica per puntualizzare il problema dei tempi d'attesa in pronto soccorso. È un problema che io vivo, diciamo, quotidianamente con i miei pazienti, come medico di medicina generale, pazienti che si lamentano spesso dei tempi d'attesa lunghi in pronto soccorso. Addirittura qualcuno, quando si ravvisa la necessità per cui io devo inviarmi in pronto soccorso, si rifiutano di andare per questo problema. Ora, una precisazione, vorrei sottolineare la professionalità e lo spirito di dedizione con cui opera il personale sanitario all'interno del pronto soccorso, medici e infermieri, che spesso devono fronteggiare situazioni estreme, con un elevato stress psicologico e a volte sotto la pressione degli utenti che comprensibilmente sono esasperati dai tempi d'attesa. Pronto soccorso è una struttura che deve necessariamente coniugare una rapidità nell'intervento medico con anche la completezza delle indagini, per cui a volte ci sono dei tempi tecnici dovuti all'iter diagnostico necessario. Però molti pazienti si lamentano anche dei tempi morti, tempi d'attesa. Io credo che questa situazione sia correlata a due fattori, alla carenza cronica di personale nelle strutture sanitarie e anche ad una struttura logistica a mio avviso deficitaria, in quanto mi capita spesso, magari passando nei corridoi del pronto soccorso, di vedere pazienti che stanno male in barella in un corridoio e quindi in una situazione chiaramente di disagio ulteriore oltre al loro stato, diciamo, di malessere e quindi una situazione che poi complica ulteriormente il problema. Consigliere Villani, buongiorno. Il dottor Grandi ci ha spiegato il problema, seppur noto ovviamente, ma a chi è rivolta questa protesta e chi nel concreto può fare qualcosa? La protesta è rivolta alla Regione Lombardia naturalmente, perché è l'istituzione preposta a gestire la sanità in Regione Lombardia. Cioè la sanità è di competenza delle regioni ed è la regione che deve intervenire. Tra l'altro in Regione Lombardia stiamo discutendo ormai da anni di una riforma sanitaria, parlano di eccellenze che effettivamente esistono, esistono eccellenze anche importanti grazie ai medici, grazie agli operatori, grazie alle persone che lavorano all'interno delle strutture sanitarie. Invece negli ultimi anni c'è stata una debolezza e tanti errori da parte di chi governa Regione Lombardia. Parlano di riforme e appunto di eccellenze, abbiamo ancora le code negli ospedali, abbiamo ancora code lunghissime per liste d'attesa per quanto riguarda gli esami clinici eccetera e abbiamo tempi di attesa troppo lunghi all'interno dei pronti soccorsi. Cioè non si è messo mano a quelle attività che riguardano la parte più debole, la parte più fragile degli utenti del servizio sociosanitario. Devo dire che io apprezzo molto questa iniziativa che nasce dal basso, dall'Italia del Rispetto. Ringrazio Fabio Aquilini, il presidente, ringrazio il dottor Grandi, che ha documentato le cose che sto dicendo con dati, con descrizione dei tempi di attesa in entrata e in uscita, cioè fornendo anche a noi, a me in modo particolare e a chi vuole lavorare sui temi della sanità, anche delle indicazioni molto valide dal punto di vista scientifico.
Oltre alla sua presenza oggi qui, qual è l'impegno del PD in questo senso? Ma allora, intanto io con questi dati farò una risoluzione oppure un'interrogazione all'interno del Consiglio regionale, chiamerò in causa la Commissione Sanità e aggiungerò insieme agli altri colleghi questo aspetto ai tanti aspetti che abbiamo già sollevato e alle tante proposte che abbiamo già fatto. Questi sono aspetti fondamentali. L'ospedale di Voghera è un ospedale fondamentale all'interno dell'Oltrepò. Il pronto soccorso di questo ospedale, come di altri ospedali, rappresentano momenti molto significativi per gli utenti. Noi chiederemo che ci sia un intervento e che ci sia anche uno spostamento di risorse per risolvere questi problemi. Cosa significa per l'Italia del Rispetto essere qui oggi a sottolineare questo problema così importante e così grave? Ma indubbiamente significa svolgere quello che è la nostra abitudine, quello di ascoltare la gente, come in questo caso siamo stati contattati e grazie a voi di sensibilizzare questo problema. L'abbiamo sempre fatto e continuiamo a farlo in questo caso. In questo caso abbiamo anche deciso di cambiare un attimino l'atteggiamento e di rivolgerci al consigliere regionale Villani. Per quale motivo? Perché noi fondamentalmente siamo una lista civica. Una lista civica svolge un lavoro nel comune e basta. Questo problema ovviamente esce dal comune, non è responsabilità dell'amministrazione comunale. Quindi abbiamo ritenuto di coinvolgere il consigliere regionale per due motivi. Uno personale, perché lo conosco tramite i miei parenti a livello familiare, e due perché lo stimo in quanto svolge una politica vicino alla mia. Lui è sempre in mezzo alla strada, come lo siamo noi, e pertanto abbiamo deciso così. Grazie.